Ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui sul mio canale. Io sono Andrea di TikTok e oggi vi voglio parlare di questo accrocchio che nient'altro è che una tastiera, mini tastiera wireless, che è compatibile con qualsiasi dispositivo. È la della tastiera RI8 Plus della Ritec, modello per la precisione l'RT-MVK08 Plus, layout italiano, colore nero. Adesso quindi bando alle ciance, i dettagli adesso li vediamo tra poco, ora passiamo alla fase di unboxing. Perfetto, eccoci qui pronti con l'unboxing. Allora, partiamo togliendo la pellicola. Momento satisfying per i feticisti dello spacchettamento della pellicola. Allora, cominciamo con togliere la linguetta. Apriamo un po' e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, partiamo con il cavo USB maschio, con una derivazione femmina e un cavo micro USB. Eccolo qua. Poi, andiamo avanti, non dovrebbe esserci tanto altro. E voilà, eccola qua. Silica gel. Via. Andiamo a togliere un'altra pellicola. Ed eccola qua. Tastiera con layout, come dicevo, italiano, QWERTY, touchpad, multitocco, quindi un tocco è come la pressione sinistra, un tocco con due dita è la selezione, c'è lo scorrimento, tocco solo con un dito destro il tasto destro del mouse. Comunque, prima di addentrarci troppo nei tecnicismi, vediamo qua un po' cosa abbiamo. Qua abbiamo il ricevitore wireless, eccolo qua. Poi, qui sulla parte alta troviamo la porta USB per la ricarica, il tasto off e il tasto on. Molto semplice. Qui davanti troviamo una serie di pulsanti, tasto di accensione, penso dell'accessorio, l'illuminazione, tasto home. Insomma, una svagonata di tasti che comunque troviamo anche sulle tastiere normali. Tasto volume, tasti freccia, l'ok. Veramente un bel prodotto. Il tasto che fa da shift senza dover usare troppe dita per shiftare i comandi direttamente con il pulsante. E di per sé non c'è tanto altro da dire. Mi aspettavo un po' di più, forse. È un plasticone, il problema è quello, va anche per quello che deve fare, può andare bene per il semplice discorso che sta sulla scrivania, è compatibile con qualsiasi sistema, quindi è compatibile con Microsoft, Apple, si può usare persino anche sulla PlayStation 4, Xbox One, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi non dovremo altro che fare che collegare la chiavetta USB al PC. È plug and play, non c'è da scaricare assolutamente nulla, non c'è nessuna applicazione, voi la collegate al PC e cominciate a digitarla. Ovviamente bisogna ricordarsi di caricarla con l'apposito cavetto USB fornito, che molto semplicemente si prende il suo spinotto, si inserisce così, l'altra estremità si attacca al PC e si mette sotto carica. Bene ragazzi, con questo video è tutto. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, a commentare il video se avete qualche domanda, se avete qualsiasi dubbio su quello che vi ho detto o ho mancato qualcosa, fatemelo sapere senza alcun problema. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!